minuti dopo le 9, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Armando Piccolillo, buongiorno. Buongiorno a Giorgia Luzzi. Ma tu non eri quella, sai, andiamo in settimana al cinema, ti pago io il biglietto. E poi... No, ho avuto degli impegni, ecco. Beh, Armando, magari andiamo la prossima settimana, va bene? Cominciamo benissimo, devo dire. Benissimo, benissimo. Allora, attenzione, messaggio importante, lo ricordiamo ancora una volta. Risintonizzate il vostro decoder. Ci trovate sempre sul canale 36 del Digitale Terrestre. Siamo lì per voi, quindi fatelo. Esatto, siamo anche su Sky, canale 750, in streaming su RTL.it. Poi tra un'ora ci sarà la linea diretta, quindi potrete dire la vostra sull'argomento. E allora, non solo, abbiamo i nostri telefoni aperti per le vostre denunce, per le vostre lamentele, per le cose che non vi piacciono, che vi scocciano. Cosa devono fare i nostri amici? Telefonare, naturalmente, allo 02 25 15 15, oppure se volete mandate un sms al 349 349 1025. Molto bene, se avete un problema che il cane del vostro vicino vi fa la pipì alla pianta del prezzemolo, oppure vi mette la macchina davanti al garage, non potete uscire. Oppure il sabato mattina attacca i chiodi, no, al muro, per mettere il quadro, questo diciamolo. Questo fastidio. Chiamateci 02 25 15 15, abbiamo le nostre pagine ufficiali, Facebook e Twitter a vostra completa disposizione. Direi che è tutto, possiamo partire con il primo Power Hit, James Blunt con Heart to Heart. 9 e 14 minuti, buongiorno. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Non abbiamo salutato la parte tecnica di Milano. Sveglissimi, Ricky Aristarco e Gigi Cutri. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti, anche lassù. Anche lassù, abbiamo sentito le voci, è vero, stamattina mentre entravamo nello studio. Sentiamo, ma chi è che chiama? Ma chi è? C'è un fantasma, hanno Max occupato lo studio. Salutiamo Max e Barbara che torneranno domani puntuali. E Maurizio Bellomunno qui in regia con noi a Roma. Adesso il telefono. Allora, hanno già cominciato a chiamare. Pronto, chi c'è? Ciao, mi chiamo Rino. Ciao Rino, buongiorno. Di la formula magica, altrimenti non puoi parlare con noi. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non parla. Va bene. Non essere così rigida, altrimenti non puoi parlare con noi. Rino, RTL anche mia. Ah, beh, poi sono io quella rigida, hai capito? Senti, raccontaci il problema, vai. Praticamente ogni giorno alle 18 in punto la Telecom mi fa il regalo di staccarmi la DSL. Ma cioè, che dici? No, vabbè, questa è mandano uno apposta per staccarti la DSL, Rino, spiegati. Sì, sì, praticamente tutto il circondario dove sto io alle 18 in punto la DSL non funziona più. E facendolo presente al 187, la signorina che ci ha risposto molto educatamente ci ha detto di non rompere le scatole. Beh, diciamo. Ma ci sta, dai. Se molto chiami... educatamente, gliel'ha detto. Se chiami tutti i giorni alle 18 per dire sempre la stessa cosa, Rino, giustamente lei si arrabbia. La cosa simpatica di tutto questo è che praticamente abbiamo cercato di fare il rimborso, ma il rimborso ce lo possono fare solo a guasto aggiustato. Siccome il guasto non lo aggiustano mai, noi dobbiamo pagare senza avere il servizio. Allora Rino, Giorgia, che deve fare Rino? Deve lasciare? Deve lasciare il numero, naturalmente, esatto. Detto lentamente, dai, che magari ti chiamano alle 18 di oggi. Vai, lascia il numero. Scusa, la cosa simpatica è questa, che durante il fine settimana non ce l'ho mai. Ma sono generosi, vedi? Allora, vai. Lentamente numero. Manda il numero. Allora, 331 499 0928. Ciao Rino, grazie. Ciao Rino, grazie. Voi segnatevi questo numero, 02 25 15 15. Le lamentele, i disservizi, le furbate, le fregature e quant'altro. Adesso possiamo andare avanti anche con la musica. Sì. 1986. Te la posso dedicare, Armando, questa canzone? Dai. Bugiarda. Gianna Nannini, Bello è impossibile. Vedi, la bugia ogni tanto fa bene, il prendere in giro l'altro. Dici come sei bello, quanti capelli che hai. Già uno si mette di buon umore. Esatto, ti ho voluto dare il buongiorno, piccolillo, così sei contento? Ti tiro il bicchiere testa. Allora, ricordiamo, naturalmente abbiamo le linee aperte, ragazzi, chiamateci, scriveteci 02 25 15 15 oppure 349 349 1025. Vogliamo le vostre lamentele sul vicinato. Da chi è che non ha dei vicini rompiscatole, tutti? Fermi lì che torniamo tra poco con Pharrell Williams, Happy. E lei, bella più che mai. Sto parlando di Katy Perry con Firework. Ma non,
niente, non c'è modo di avere un complimento da Armando. Le 9.25, i nostri amici al 349-349-1025. Cominciano a scrivere, devo dire, soprattutto lamentele appunto per i vicini. Betta dice: i miei vicini si divertono a tirarmi gli avanzi di cibo sul terrazzo. Attenzione. Che meraviglia. Ma che brutto. No, magari tu. Perché sono quelli, capito, secondo me con la tovaglia, quando, no, finita la cena, buttano giù roba. Posso dire che lo faccio anche io dalla finestra? No, non, no, si, ma, fa. Armando. Ma ci sono i piccioni sotto, sotto che mangiano. Ma non si fa. La tovaglia si fa in casa. La paura che ho di perderti, Bianca Azzei, bella, brava, bassina, sì, il tipo che piace a me, insomma. Beh, soprattutto mi piace che sia bassina, Bianca, guarda, chissà come mai. Noi siamo Giorgia e Armando fino alle 11, chi c'è, chi non c'è, non parla, insieme ai nostri amici. Che hanno chiamato, continuano a chiamare, bravi, ci state raccontando tante cose. Pronto, chi c'è in linea? Pronto. Pronto. Pronto, buongiorno. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Anche... buongiorno, chi c'è, chi non c'è, non... C'è. Ma va bene. Io ci sono. Okay. Brava, come ti chiami? Miriana. Ciao Miriana, raccontaci. Allora, la mia vicina aspetta che io esco la mattina di casa, mi lascia libero il cane. Ma no. È un pitbull e io ogni volta devo correre per uscire dal cancello. Miriana, ma sarà un pitbull docile, voglio dire, lo fanno così per scherzo? O te lo lanciano dietro? Non lo so, perché molte volte mi devo veramente correre, arrivo giusto per un pelo dentro il mio... C'è una vicina crudelissima questa, scusa, ma vendicati in qualche modo, non lo so. Senti, come fai? Io non ce l'ho il cane. Con un gattino. In continuazione. Ci sono altri episodi, Miriana? Sì, la mattina arriva la postina verso le 11 e lei esce in pigiama dal suo portone a guardare tutta la posta di quelle che ci sono nel palazzo. Ma cosa da pazzi? Si mette a controllare tutta la posta. Ma questo è tipico, cioè la vicina in picciona, voglio dire, è il must, diciamo, no? Miriana, vuoi fargliela pagare? Vuoi dire nome e cognome? No. No, Miriana, domani viene con due pitbull, se no. Senti. No, posso salutare solo una persona. Vai. Posso salutare il mio ragazzo Daniele e i miei genitori che si stanno ascoltando dalla TV. Bene, ciao. Salutiamo Miriana. Anche noi. Ciao cara, ciao. Grazie. Voleva raccontarcela sta cosa perché insomma non ne può più. Guarda, c'è anche un altro messaggio, ti dico, molto divertente. Vai. Che è arrivato: i miei vicini sono per lo più anziani e utilizzano come passatempo quello di far paura tra le scale, soprattutto la sera quando rientro a casa. No, ma perché? Ragazzi, ma chi sono questi anziani? Mandate gli sms al 349-349-1025 di servizi furbate e fregature allo 02 25 15 15. Vi presentiamo una bellissima novità. Lui è Yakoto, Without You. Foto. Dicono sia la nuova Imani. Lui è come ecco lui. Io ho detto lui, ma è come artista. Bravo, piccolillo, quante ne sai. Come riesci, Sembrava giapponese, Yakoto. Invece no, è tedesca, mezza africana. Insomma, è una bella cosa. I nostri amici sono con noi al telefono. Sì, pronto, chi c'è? Pronto, pronto. Sì, ciao, chi sei? Buongiorno. Ciao, sono Gregorio. Ciao Gregorio, perché ci hai chiamato? Dalla Valle Camonica. Allora, RTL è orgogliosamente anche mia. Bravissimo Gregorio. Se c'è, chi non c'è non parla. Fantastico. Scusa, ma sembri Ignazio La Russa. Ma no. No. Gregorio. Allora, velocemente vengo al dunque. Sì. Noi sanitari, sono medico e abbiamo l'obbligo di operare mediante il SIS, una specie di banca dati dove afferiscono tutti i dati dei pazienti, dunque certificazione, esami e quant'altro. Io ho aperto un ambulatorio nuovo da settembre e dunque avevo fatto richiesta della linea DSL relativo router. Dottore, scusami dottore Gregorio, ma cioè, c'è bisogno di questo SIS per accedere a internet e al telefono? Sì, obbligatoriamente. Ah, okay. Solo tramite questa linea DSL con relativo router viene poi registrato e memorizzato tutto. Okay. Ad esempio anche i certificati di malattia, no? Sì. Allora, da settembre io ancora, nonostante innumerevoli sollecitazioni,
non riesco ad avere l'allacciamento della rete. Sono 5 mesi, diciamo. 6, direi anche. 6 mesi, sei. Dottore. Bene. Ma è strano, perché con questa voce io avrei paura, lo farei subito. Guarda, ma interverrei subito. No, Gregorio, stiamo giocando. Senti, dai il tuo numero di cellulare, così allora, magari ti chiamano. Spero che tramite voi qualcuno ascolti, dai. Perché a sua volta il SIS poi ha dato l'appalto a un altro, vabbè. Allora, il mio numero è 333 49 500 99. Diciamolo. Ciao Gregorio, ciao dottore, grazie. Era lui, scusami, fantastico. Non ce l'ho fatta. Ma tu puoi dire al dottore, scusa, ma hai fatto benissimo. Ti voglio uguale. Bene. Già ti voglio bene. È Giorgia Luzzi. Meno male. E il piccolino fino alle 11. Chi c'è, chi non c'è, non parla. Fermi lì, tra poco Robbie Williams. Yes. 9 e 44 minuti su RTL 102.5. Arrivano moltissimi messaggi al 349 349 102.5. Sui vicini e sul vicinato si sta scatenando il putiferio, di devo tutto dire. E di più, Armando. Questo è vero. La mia vicina del piano di sotto, ad esempio, dice, non la mia, dice una persona che ci ha scritto, si lamenta del rumore che fa mio figlio di un anno quando cammina. Voglio dire, un bambino, dai, piccolo. La signora Maria dice che ce l'ha con quello del piano di sopra, perché butta le cicche delle sigarette nelle piante dove coltiva il prezzemolo, basilico. Questa cosa è odiosa, è odiosissima, devo dire. Oppure c'è il problema del parcheggio. Chi non ce l'ha col proprio vicino di casa? La mia vicina di casa parcheggia per intere giornate lì dove è previsto solo carico e scarico. Tanti Quanto mi piace, quanto è bella. Cosa te ne fai di un altro uomo? Gigi D'Alessio, Giorgia, te lo sta chiedendo. Ma infatti. Ma che te ne... Ma lascialo, ma basta. Ma infatti io voglio stare con Piccolino tutta la vita e tutti i miei sabato mattina. Guarda un po'. Allora. Mi piace questa presa in giro che... Pinocchio, che non sei altro. Allora, sentiamo un po' chi c'è. Pronto? Ciao, sono Rocco di Monte Isola, Lago di Seo, Brescia. Ciao, ciao Rocco. Rocco. Chi c'è, io c'è? Ho una curiosità. Chi c'è, chi non c'è, non parla. E viva RTL, anche mia. Bravissimo. Io ho una curiosità. Io ho 8 anni di studio e vorrei candidarmi come sindaco, e però un professore che fa i mestieri da lui mi dice che dopo 50 anni non serve un altro, altri studi. Rocco, scusami, tu hai quindi scuole elementari e i 3 anni di scuole medie. Esatto, ho 8 anni di studi, perché all'epoca servivano solo quelli. Ok, sì. Ma uno, chi te lo fa fare a fare il sindaco? Ecco. Perché io ho delle belle idee per Monte Isola e le volevo usarle. Due soprattutto, ma ne vedo tanti che non mi sembrano abbiano il diploma in giro, non esatto. Capisco quale sia il problema, vabbè. Senti Rocco, ci vuoi raccontare una tua idea? Ecco, io ho un'idea. Innanzitutto lo stipendio, il mio stipendio, se diventassi sindaco, metà lo voglio usare per chi ha bisogno e per gli anziani. Beh, Rocco, già mi piace. Io non ho la residenza a Brescia, ma ti do il voto comunque. Faccio l'imbroglio e ti do il voto. Allora, io so che comunque se uno fa una lista delle cose serie da fare, non c'è bisogno di studi particolarissimi. Ma non credo, non però, credo. Però se tu vuoi, Rocco, lentamente numero in onda che qualcuno ti chiama e ti dà informazione. Ok, ti ringrazio. Vai, futuro... RTL. Futuro sindaco, vai. Vai, numero. 328-5612-413. Il nuovo sindaco, ecco, per un domani migliore. Mi ricordi qualcuno. Ciao Rocco, ciao. In bocca al lupo. Andiamo di musica. You Follow Me Down, Skank & Nancy. Skank & Nancy, You Follow Me Down su RTL 102.5. Saluto Fabio e i suoi amici che in questo momento sono sintonizzati su RTL 102.5, così come lo è Luigi. Ci stanno scrivendo un sacco di messaggi, non, sì, solo, tanti, sui, non solo sui vicini, sulle squadre di calcio, sulle suocere, insomma. Sì, si sta devo dire che poi quelli dei vicini tra un poco li leggiamo, perché alcuni sono veramente divertenti. Esatto. Se la inventano una. Allora ragazzi, ogni giorno vogliamo dire, lo sapete, no, che RTL 102 è anche mia, quindi è il momento di aprire i telefoni. Chiamate adesso lo 02 25 15 15. L'argomento del giorno è un argomento un po' particolare, diciamo così, no? Credete nella cosiddetta medicina alternativa? Cioè tipo agopuntura, fitoterapia, omeopatia. Le avete mai provate? Piccolino, l'hai mai provato? Assolutissimamente tu? No. No, tu sei più sul classico. Sì. Uomo rude. Bravo, niente, non prendo niente. Sto con i dolori, non è vero, aspirina.
mandarina, qualcosa così, però altre medicine alternative non le ho mai provate. Però funziona, l'agopuntura, soprattutto per la cervicale, queste cose dicono che funzioni. Ora te la faccio io l'agopuntura. 0225 1515, chiamateci in questo momento. Da noi le news. Eccoci, seconda ora, 5 minuti dopo le 10, chi c'è, chi non c'è, non parla con Giorgia e Armando. Allora attenzione, ricordate ancora una volta di risintonizzare il vostro televisore o il vostro decoder, ci trovate sempre al canale 36 del digitale terrestre. Benissimo, allora... Chi abbiamo in linea? Abbiamo aperto la nostra linea diretta. Certo, abbiamo aperto la linea diretta, tra un po' sentiremo i nostri ascoltatori, intanto partiamo subito con il secondo Power Hit, Pitbull and Kesha con Tiba. Cesare Cremonini, le tue parole fanno male su RTL 102.5, 12 minuti dopo le 10. E allora sentiamo un po' invece chi c'è al telefono e come è guarito, perché abbiamo lanciato la nostra linea diretta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luca dalla provincia di Treviso, RTL è anche mia. E andiamo così. Allora Luca, fai parte di quella schiera insomma che usa l'altra medicina? Sì. Raccontaci. Assieme alla medicina tradizionale. Ok. Sì, non dimentichiamoci che quella serve. Cosa hai fatto? Raccontaci. Allora, io il 5 ottobre 2002 ho fatto un bruttissimo incidente in moto. Sì. E l'ho portata fuori per un pelo, sono qua che ve la racconto, quindi... Meno male. Diciamo che tra le varie cose, quella peggiore è stata una brutta lesione al plesso brachiale. Per chi non conosce il plesso brachiale, in pratica è quel sistema di nervi che comandano i muscoli del braccio. Quindi Luca, tu credi insomma nella medicina alternativa? Ti sei... Non ci credevo sinceramente, non ci credevo. Io ho cominciato un anno e mezzo fa con una seduta di ipnosi. Ci sono andato da scettico, però il mio fisioterapista è: Luca, hai fatto 100, fai 101. Scusami, sei guarito con una seduta di ipnosi? Cioè, per capire. No, non guarito, mi aiuta. Ti aiuta. Precisiamo. Ma Luca, ma davvero? Io sono scettico su questa cosa. Cioè... Lo ero anch'io molto e lo sono tuttora, però ti dico sinceramente, ti do del tu. Cioè, come giù Cascasella. Certo, dammi del tu, come giù Cascasella. Allora, io sono andato dal medico, che è uno dei migliori in Italia. Fai conto che io dalla provincia di Treviso prendo la macchina e vado a Reggio Emilia. Va bene. Quindi ho un 250-300 km da fare per andare da lui. Sì. Hai fatto anche, scusami, agopuntura? L'agopuntura la sto facendo adesso. Vabbè. Questa mi aiuta perché chi ha avuto la lesione a plesso come me, che è una lesione nervosa, soffre molto sulla mano del braccio interessato. Quindi ho parecchi crampi, ma tutto il giorno. Cioè non è che ho una giornata... Diciamo che con Armando forse siamo d'accordo, siamo un po' più scettici sull'ipnosi, però siamo scettico. Assolutamente invece d'accordo. Aperti, no, sull'agopuntura. Esatto. Io ti dico che forse con l'ipnosi ho avuto dei risultati maggiori. Ma senti Luca, spiegami come ti ha ipnotizzato, col pendolo la cosa, dimmelo, no. Come? Dai. Allora, giustamente ti siedi su un... io mi sono seduto su un divano, tranquillo. Sì. O una chaise longue forse la prima volta. Va bene. E si parla, si discute, cioè ti fa 50.000 domande, ha giustamente un modo di parlare molto tranquillizzante. Sì. Ti dico, io la prima volta sono partito in trance, credo non più di 5 minuti. Il finale al volo, Luca, che abbiamo poco tempo, vai. Dimmi. Comunque è andata, mi serve per autorilassarmi. Okay. Solo bene. Quando lo dico io, esatto. Tipo questa cosa qua. Ciao, esatto. Luca, grazie. Ciao. Mi ha ricordato anche, non so se mi hai visto Madagascar. Sì. Ok, i pinguini, te li ricordi? Certo. Tu non mi hai visto. Tu non. È vero. Che ipnotizzavano, esatto. Erano ipnotizzanti. Però, qualcuno ha detto anche che è una questione di suggestione, l'ipnosi. Sì. C'è qualcuno che lo dice, qualcun altro invece no. C'è la musica su RTL 102.5, Of Phonic Sometimes. 10:18 su RTL 102.5, chi c'è, chi non c'è, non parla, apriti cielo. Siamo qui, pronta, apriti cielo. Apriti cielo sui messaggi per la linea diretta, ne arrivano tantissimi. Bellissimo. Soprattutto sul fatto dell'ipnosi, piccolillo, col pendolo in testa, ti ipnotizzerei tranquillamente, ci credo che fa male. Non ci vuole niente così con questi metodi. Allora, sentiamo chi abbiamo in linea, pronto? Pronto. Ciao, buongiorno, chi sei? Sono Marco, chi c'è, chi non c'è non parla. Bravo Marco. RTL anche mia. Okay. Raccontaci tutto, Marco. Dunque, io ho un problema con Telecom.
Nel senso che niente, noi siamo sempre stati Telecom da una vita. Telecom a ottobre mi arriva una telefonata, dice visto che lei è affezionato cliente, le aggiustiamo le tariffe. Io dico ok, va bene, non c'è problema. Nello stesso tempo, dopo due ore, io nelle linee avevo due linee telefoniche e me ne disattivano una. Telefono subito e loro mi dicono ah beh, l'offerta che ha attivato non prevede la seconda linea. Ah. Ho provato a tornare indietro in tutte le maniere e sono tuttora senza una linea telefonica da ottobre. Marco, il detto è questo: chi lascia la via vecchia per la nuova? Sa quel che lascia, ma non quel che trova. Da piccolino l'ha lasciata Vespa. La via è sempre Telecom, la via. Cioè, non è che abbia cambiato gestore. Noi abbiamo 5 linee, 6 linee, tutte Telecom. E tra l'altro, la nuova offerta prevedeva una linea digitale, quindi sono rimasto anche con la linea principale senza telefono fino a Natale praticamente. Allora Marco, adesso lentamente numero in onda: 338 6543 745. Ciao, grazie caro Marco, ciao. Allora, noi continuiamo a raccogliere i vostri SMS, quindi continuate 349 349 1025. Bene. E torniamo tra poco, no? Esatto, voi fermi lì perché tra poco vi regaliamo questa bella canzone nuova nuova dei Tiro Mancino con Liberi, ok? La canta Piccolillo, eh? Anche. Eccola Rihanna, ma giusta di questi capelli, Giorgia. Ma cioè, che cos'ho? Ma scusa, eh? Cioè, due cornetti, una destra e una sinistra. Non mi ti far rispondere, piccolina, giusta i tuoi di capelli. Ecco, guarda qua tu. Allora, la signora Raffaella ci scrive al 349-349-1025, crede moltissimo all'ipnosi e al fatto che il corpo possa automedicarsi da solo, perché dice che ci sono, non questi superpoteri, però che il corpo può fare una cosa. No, ma in tanti, devo dire, c'è chi ha smesso di fumare grazie all'ipnosi, ad esempio. È il fatto dell'ipnosi che un po' io non riesco, che però, forse è questione anche di volontà smettere di fumare, però ipnotizzarsi. Guarda, te lo dico, non ridere, perché sei stato cazziato, come si suol dire, da qualche persona che ha scritto dicendo piccolino non devi ridere di queste cose, sono cose serie. No, ma l'ipnosi uno può essere fatto anche per scherzo, dici io ti ipnotizzo, dammi 35.000 euro e tu pigli e glieli dai. Meravigliosa ragazza, Jamilia, superstar su RTL 102.5. Sono le 10.33, i nostri amici sono collegati con noi allo 02 25 15 15. Sentiamo. Sono pronti, anche noi. Chi c'è? Pronto? Buongiorno, sono Carmela. Ciao Carmela. RTL anche mia, chi c'è c'è, chi non c'è non parla. Bravissima Carmela, di dove sei? Di Rossano, Calabria. Rossano, provincia di Cosenza. Racconta. Vedi, delle parti tue. Raccontaci. Piccolillo. Niente, ero con un gestore, parlo del PIN. Sì. Ero con un altro gestore, ho chiamato il 187 e mi ha detto sì, subito la faccio chiamare da Flavio per cambiare gestore. Da Flavio il nome. Per passare al PIN. Sì. Allora, Flavio ti ha chiamato? Ti ha chiamato Flavio? Sì, sì, mi ha chiamato. Dici, senti, allora vuoi fare questa promozione? Sì. Prima mi ha chiesto come tutte le cose che mi doveva chiedere e poi ha detto allora ti faccio io una bellissima offerta. 600 minuti verso tutti e se chiami TIM e Telecom sono minuti illimitati e poi se chiami all'estero paghi solo 10 centesimi stazza alla risposta. Com'è finita? Com'è finita questa cosa? Mi è arrivato la card con il corriere. Finale Carmela com'è? Finale niente, ho solo 600 minuti, solo nazionali e basta. Ma perché a te serviva l'internazionale? Per chiamare all'estero. Ok. E le chiamate all'estero costavano 10 centesimi, stacca la risposta e poi usufruivo dei 600 minuti. Allora Carmela, abbiamo capito qual è il problema. Adesso tu lentamente lasci il numero in onda. Se tutta l'ambaradan va bene, ti richiamano e ti fanno una buona offerta e risolve il problema, tu ci mandi due bottiglie di liquirizia, va bene? Ok. Si fa mai niente per niente in questo paese. Scherzo, vai. Numero in onda Carmela. Allora faccio un saluto a tutti gli amici, parenti, a te, a mio figlio dalla Germania. Benissimo. A tutti. Vai con il numero in onda. Allora, Carmela. 366 sì. 38 08
400. Ok, ma la liquirizia la fai tu, Carmela, la liquirizia? Sì, la faccio pure io. Magari se capi che mi telefoni, ce l'ho arrossata, ce la faccio trovare. Ma lo vuoi ospitare? Lo vuoi ospitare, Armando? Baci, Carmela. Ciao, Carmela. Me lo mando. Ciao. Grande Carmela. Ciao Carmela, grande. C'è una mi vuoi mandare via? Brava. Sì, va così, va in spedizione ad assaggiare la liquirizia. Milk Chains, Stolen Dance, novità su RTL. Milk Chains, Stolen Dance, novità su RTL 102.5, sono le 10:38. Apriti cielo, di nuovo. Di nuovo, gli piace? No, oggi niente. Apriti così. Cielo, perché c'è il sole, oggi sono due giorni che ha fatto ieri e oggi di sole. E qualcuno che si prende troppo sul serio dice: Piccolillo, è una cosa seria l'ipnosi. Sì, ti stanno un po' bastonando, Piccolillo, perché hai sorriso e riso di un po' di questa cosa. Invece però, molti la utilizzano, dicono che funzioni. Esatto, però io da scettico dico la mia, non credo tantissimo al fatto dell'ipnosi. Per carità, ci sono persone che dai proviamo. Vai, ipnotizzami. Piccolillo, guardami. Sì, guardami, cosa c'è adesso? Si è addormentato. Niente, non funziona. Torniamo tra poco, fermi lì ragazzi, c'è la musica tra poco. George Ezra con Budapest. Siamo in radiovisione sul 36 del digitale terrestre e sul 750 di Sky e anche in streaming su rtl.it. Salutiamo anche tutti gli amici che oltreoceano sono sintonizzati con noi e salutiamo anche i nostri amici che ci mandano. Esatto, proprio perché siamo ovunque, siamo facilmente raggiungibili. Ci stanno scrivendo molti messaggi di lamentele anche rispetto al vicinato. Esatto. Ad esempio, i miei vicini tagliano l'erba a qualsiasi ora, anche alle 6 di domenica mattina. Sai, d'estate ti capita al mare? Sì. Se mai capita. Mamma mia, quanto male gli farei io quelle mattine. Poi la mia vicina usa il barbecue quando ho i panni stesi e non mi avverte. Questa è Giusy da Alcamo, provincia di Trapani. Quindi capito, ti si impregna tutto. Esatto, poi devi rifare di nuovo il bucato. Ma non so se c'è una legge vera e propria contro la puzza del vicino di sotto, perché insomma succede. Beh, sì, voglio che succede. Ciao ragazzi, sono Antonella da Cuneo. Vi voglio fare una domanda. Vi sembra normale che non posso tenere lo zerbino sulla porta, che il cane della vicina ci fa i bisogni sopra e che ogni volta che faccio l'amore con mio marito il cane inizia ad abbaiare e saltare? Cara signora, quello lo fa apposta il marito, perché l'ha addestrato in quel modo di farlo sul suo zerbino e soprattutto quando fa l'amore di disturbarla. Evidentemente c'è qualche pizzico di gelosia. 349 349 1025, questo è il numero che raccoglie gli sms, altrimenti chiamateci allo 02 25 15 15 di servizi, le furbate, le fregature, compagnie di assicurazione, il notaio, il dottore, l'infermiere, raccontate di tutto e di più. Vogliamo parlare di quello che fuma in ascensore? Non ne parliamo. Non ne parliamo. Zucchero, Sugar Fornaciari, Amen su RTL 102.5, sono le 10:48 e adesso c'è l'ultima telefonata, Geo. Siamo prontissimi, pronto, chi c'è? Sono Silvi, ciao. Ciao Silvi, benvenuta. Sì. Grazie. Senti, ho un problema con le poste italiane che mi hanno clonato una carta nell'ottobre del 2012 e ancora non mi hanno dato i soldi. Come posso fare? Scusa Silvi, ma tu sei andata, hai fatto denuncia? Tutto, ho fatto denuncia ai carabinieri, hanno fatto niente. L'ultima telefonata che ho fatto due giorni fa mi dicono: ah, devi aspettare. Però insomma sono passato tanto tempo. Sei andata da... se c'è qualcuno che mi può aiutare, guarda, ringrazio. Per esperienza personale... non che io Piccolillo sia, le ha passate tutte, ragazzi. Non che sia io quello che rubi e clona le carte di credito. No, tu sei l'incubo di Telecom, Vodafone, PostePay, hai capito? No, devi andare come ho fatto io dal direttore della posta. E sono andata dal direttore. Dove anche tu hai il conto, Silvi? Giusto. Sono dal direttore, ha fatto un sollecito di un fax. Sono passati 4 mesi, ancora non ricevo nulla. E tu, Silvi, devi andare là, ti devi arrabbiare. Ci diretto, guardate. Se no, guarda, fai così, minaccia che viene Piccolillo, magari fanno qualcosa. Senti Silvia, a parte gli scherzi, lascia il tuo numero. Sì, allora il mio numero è 339 68 71
346. Ciao Silvia, attendi che comunque i soldi te li daranno, non ti preoccupare, stai serena. Ah, sì. Allora andiamo con la musica, adesso c'è Klingand e la sua Jubal. Si balla, signorita. Voglio vedere se balli, guarda, piccolillo. 3, 2, 1, via. Eccoci qua, siamo arrivati al classico pezzo, grande successo dietro nel tempo. Era il 1978. Tu piccolillo te lo ricordi? Quanti anni avevi? Quei 30, 32, no? Io sono del 1915, quindi esatto. Già c'ero. Grande successo dei Rolling Stones, Millennium Hit, che chiude Chi c'è c'è con Miss You. Devo dire che niente male il balletto di Georgia. No. Rolling Stones, Miss Guarda, You, su RTL 102.5. Senti, tremendo. Tu hai il nome di uno stato sì. americano, io che ho il anche nome... russo, anche attenzione, russo, attenzione. E io invece ho il nome che è il gerundio di armare. Armando. Abbiamo una risata di quelle un po' tipo beh, che usano greco gnocchi tra poco, quelle no. finte, ecco. Infatti è una battuta che comunque è per Alessandro Greco. Esatto. E gnocchi che sono già pronti al di là del vetro. Bene, intanto vogliamo sottolineiamo qualche messaggio. Sì, guarda, sono arrivati tanti messaggi rispetto anche all'elementare dei vicini di casa. Allora, c'è la vicina impicciona, no? Quella beh. Classica. Io alla vicina impicciona del piano terra del mio condominio ho regalato uno sgabellino perché così, essendo bassa, non fa fatica quando mi deve vedere dallo spioncino. Molto molto carina. Non sopporto i miei vicini di casa che in questo momento, Armando, ed è domenica mattina, stanno spaccando la legna. Ecco. Ed è il mio giorno libero, vi prego leggetelo perché vi sto ascoltando. Vabbè, no. ragazzi, però uno li deve fare pure sti lavoretti. Capito, ma però, dai. È sabato. No, lo so, capito, però non si fa. Senti, una cosa romantica invece, questo messaggio è carino perché ci si innamora anche tra vicini certo, di casa, come no? Allora, inciuci, si diventa amanti. Hai capito? Allora, vienimi a trovare a casa, ti offro un caffè. Quando... non fare come dicevi a me, dici a me. No, ah, no. No. Ah, scusa. Quando ho capito di essere innamorata del mio vicino, sì. lui mi ha detto di essere fidanzato e ha cambiato città. Io già immaginavo di vivere colazione da Tiffany. Sì. Mi dispiace. Potevi fare un pranzo invece da un'altra parte. Allora, ringraziamo e salutiamo tutti quelli che sono intervenuti con noi allo 02 25 15 15 e anche al 349 349 1025. Addio piacendo. Torneremo sì. sabato prossimo beh, tra le 9 e le 11. Mi auguro di sì, Armando. Certo. Mica avrei da fare qualcosa. No, non ci vedo mancherebbe. L'ora di stare insieme a te. Grazie a Giorgia Luzzi. Armando Piccolillo. Grazie a Maurizio Bellomunno per la regia qui a Roma. A Milano c'è stato Ricky Aristarco e Gigi Cutri. Grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.